Grazie davvero di cuore di essere qua in questa che è la prima delle iniziative che mia sorella ed io abbiamo organizzato quest'anno per ricordare la mamma nel decennale della morte. Infatti la mamma, anche se sembra strano, perché tutti dicono ma come, è già passato tanto tempo, in realtà è mancata il 17 luglio del 2005. E in questi giorni c'è qua fuori, vedete, una mostra che è stata dedicata alla mamma a Cherasco ed è poi venuta qua in occasione di questo incontro. E, in questo anno noi abbiamo pensato di ricordare la mamma con tante iniziative che adesso vi riassumo velocissimamente per non rubare tempo a capita. E, la mamma verrà celebrata a Milano all'auditorium il 16 e il 19 di luglio con un concerto dove ci saranno musiche di Gershwin e la direzione del maestro Marshall. E sempre in questi giorni estivi di luglio le verrà dedicato uno spazio pubblico, uno di quei piccoli spazi alberati che per iniziativa dell'assessorato vengono intitolati a persone, donne per lo più, che hanno fatto bella in qualche modo la città con la loro opera. E poi dopo l'estate, a settembre 19, ci sarà la decima edizione del Premio Nazionale Una Donna nel Mondo, che è un premio che viene consegnato ogni anno a una donna che si sia distinta per l'impegno civile. Mi fa piacere sapere che qua ci sono persone che hanno preso questo premio, come Livia Pomodoro e Armella Costa, che non so dov'è, dietro. È un premio che onora le donne e quindi attraverso di loro anche il ricordo della mamma. Poi ci sarà una giornata di studio organizzata col Centro Apice dell'Università di Milano, sempre a novembre, partendo dall'epistolario immenso di Gina e facendo un discorso all'interno di queste lettere. Sempre in novembre anche il Polo Universitario della città di Savona intitolerà un convegno alla mamma, alla quale è stata già dedicata fin dall'anno della morte una palazzina. E in concomitanza con questi eventi la casa editrice Garzanti, che è stata la casa editrice più importante della mamma, ha ripubblicato, come forse avete visto fuori, Capita, che è l'ultimo libro di Gina, in edizione cartacea e in edizione digitale, e ripubblicherà, pensiamo, in autunno alcuni dei suoi romanzi più famosi. E poi è in studio un sito dedicato alla scrittrice. Questo è quanto abbiamo organizzato mia sorella ed io per ricordare pubblicamente la mamma. E io volevo qui soltanto elencare questi eventi di cui poi vi daremo notizia di volta in volta. Qui è giusto che parlino le parole di Gina, e le parole di Gina sono oggi affidate a amici che hanno, devo dire, risposto con molto entusiasmo a questa mia proposta di lettura. Ve li elenco, ve li dico. Sono in ordine: Anna Nogara, Lella Ravasi, Lella Costa, Fulvio Scaparro, Salto, Roberto Mussappi, Viviana Lamarck e Giulia Lazzarini. Poi, prima e dopo, ci sono Delfina e Benedetta, prima di Nando dalla Chiesa, che sono le figlie di mia sorella, quindi le nipoti di Gina. Non sono così famose per ora, però vedremo, non si sa mai. Grazie a loro che leggeranno le pagine più significative di Capita, e soprattutto io vorrei ringraziare qui André Chamat, che è la padrona di casa, che ha risposto alla nostra domanda con grande amicizia e con grande generosità. E poi voglio dire grazie a Lorenzo Vitalone, che ci ha seguito in questa operazione con attenzione ed eleganza.
Grazie anche a tutti i tecnici che per noi si sono prodigati. E ora do la parola a Benedetta Centovalli che vi introduce brevemente nel libro che poi questi amici ci offriranno. Grazie di essere qui a tutti. Grazie. Leggo perché credo che mi emozionerei, quindi è meglio evitare. C'è una paginetta di Capita a cui non avevo prestato attenzione quando Elsa prepara Gina per il giorno di Natale e invece dei pantaloni le fa indossare una gonna. Gina annota: avevo delle gambe niente male, dico con modestia. In realtà penso che erano inappuntabili. L'ho scritto in un racconto che spiega tutto di me. Si intitola Felicità ed è il racconto in prima persona di una studentessa sfollata in un paese delle Langhe, Cherasco forse, dove Gina fu mandata per studiare durante la guerra. In questo paese la ragazza Gina prepara la sua tesi di laurea e intanto osserva la vita che la circonda. La proprietaria della sua stanza in affitto, che si affaccia in un cortile, ha un amatissimo cagnetto multirazza, Fido, un po' volpino, un po' chissà, ma che viene preso in giro quando esce a spasso con la padrona, perché oramai è vecchio. La giovane decide allora di sfidare il paese e di fare una passeggiata con Fido sulla via principale, mettendo alla prova tutta la sua potenza di felicità del momento, la sua gioventù, la bellezza, la libertà e il gusto per l'avventura. Così comincia l'insolita passeggiata della ragazza vestita di tutto punto, con gli abiti della festa e il rossetto delle grandi occasioni, insieme al cagnetto che la segue, dubbioso. Eravamo sulla strada che taglia il paese in lunghezza. Camminavo consapevole di portare con me il mio bagaglio di gioventù. Fido mi seguiva un po' zoppino, sulle gambette storte. Io pensavo alle mie, decise e incensurabili, e procedevo, eretta, mentre dentro mi scoppiettava un'impertinente allegria. Incensurabili, aveva scritto Gina, non inappuntabili, come ricorda in Capita, con un senso ancora più netto e più forte, qualcosa che non si può reprimere, contenere e nascondere. Incensurabili. Le belle gambe incensurabili di Gina, ecco. Superato il bar, con tutti i campioni del bel mondo locale, indenni da commenti, Gina e Fido cominciarono a correre per il viale che sapeva di menta. Lei gridando di felicità, il cagnetto starnutendo per l'imprevista avventura. Corrono, corrono felici e senza fiato, fino alla porta di casa. Ecco, le pagine ultime di Capita, fogli di diario dei giorni bui della malattia legati insieme dalla musicale ripetizione della parola Capita, sono il personale congedo dalla vita di Gina. Un vaso, quello della vita andato in pezzi, dove il racconto si affida solo a frammenti perché l'intero non c'è più e non si può ricostruire. Capita è un bilancio dolce e amaro, una scrittura tragicomica che affronta senza uscite di sicurezza il punto maledetto dell'esistenza, dove il pensiero si guasta e il senso si disfa. Capita che si viva tutta una vita senza imbattersi in una malattia che invece a un certo punto prenderà per te la faccia del destino, scrive Gina. Quello da cui si è soliti distogliere lo sguardo, quello che appartiene di norma al rimosso, sono oggetto di una scrittura che sa di non poter contare sulla grazia e neppure sulla giustizia. La malattia mortale resta uno scandalo senza ragione, non addomesticabile. Raccontarlo vuol dire restituire alla letteratura il suo senso indicibile, la sua verità impossibile. Capita è una lettura scomoda, orticante, non salva, non concilia, non offre risarcimenti, ma reso conta, l'inverno, l'inferno ad occhi aperti. È un diario di guerra, lucido, coraggioso, un diario anche sui diritti di chi è malato, sul diritto alla dignità, un testo dove la corda civile di Gina risuona e si tende, fino quasi a spezzarsi. Gina Lagorio ha rubato queste pagine alla sua infermità, gliele ha portate via di nascosto, le ha ordinate con fatica e con ostinazione,
per una irrinunciabile decenza quotidiana. L'ictus, l'ospedale, le terapie, la dipendenza, la disabilità, comode e padelle, la vecchiaia. Libera da ideologia e retorica, si è occupata soprattutto della tragedia, della propria biologia. Mi viene da scrivere solo partendo dalla piattaforma coatta del mio male. E ha cercato, con il contrappunto di una vitalità infinita, di contrastare la notte, l'amore delle figlie e delle nipoti, le amicizie, un film o un libro goduto, la musica sempre desiderata o la dolcezza di alcuni ricordi come la lettura di Dante. In un'inversione di destini Capita raccoglie il testimone di Approssimato per difetto, dedicato alla prematura scomparsa del marito Emilio Lagorio, romanzo bruciante sulla malattia e sull'amore. Acuto come una preghiera, un modo di abitare la scrittura a cui Gina resterà fedele, quell'approssimarsi per difetto a una verità necessaria che la morte rende più urgente. Approssimato per difetto e Capita formano un dittico, due poli entro i quali si compie la vita e l'opera di una grande scrittrice. E l'intatta magia di queste pagine postume è quella di farci oltrepassare le leggi irrevocabili dell'orologio biologico per introdurci in quella camera del cuore dove Gina, eterna ragazza, continua a correre leggera con il cane Fido nella sua stellata Grasco. Grazie. Silvia Simonetta, quanto mi dispiace non essere lì con voi in una giornata che avete organizzato con tanta cura e tanta passione. Avrei messo un po' della mia e soprattutto del mio amore per vostra madre, dell'amore, della stima, dell'ammirazione e anche di quanto è stata modello per me, perché era una donna, insomma, sia quando scriveva si sentiva chi era, sia quando veniva qui a teatro, e quante volte ho sentito Franco Parenti e Lucilla Morlacchi parlare di lei, erano molto legati. Io forse ero più piccolina, però mi ha molto commosso quando ai funerali hanno parlato di lei, perché l'ho ritrovata e la ritrovo adesso in questa passione che avete voi e la ritrovo nel senso di questo libro che mi sembra abbastanza eccezionale. E per questo, per una donna come lei, quale data migliore potevamo scegliere se non l'8 marzo? E dunque ecco qui, è la festa delle donne, le mimose brillano effimere anche in ospedale. Io preferisco offrire opere di bene alle mie amabili curatrici e so per l'ennesima volta, e stavolta sulla mia pelle, che la cura nella società è in gran parte la massima in quantità e la più feconda in qualità femminile. 8 marzo, quante cene a casa mia a Milano, negli anni delle grandi speranze che lievitavano tutti i gesti, anche più piccoli e comuni, nella esistenza di ciascuno che non si sentiva mai solo, ma in calda continuità ideale con il resto del mondo. Oggi mi si para davanti il più fazioso dei dilemmi. Voglio fantasticare a occhi chiusi o vivere a occhi aperti? E qui faccio un taglio, perché è diverso leggere davanti a una telecamera che essere in mezzo a voi. E mi dicevano roccia. La roccia si è spaccata di netto, ma finge, per chi la cura, di essere ancora compatta in sé. Per cui, oto tempora, o mores, un'ambulanza passa in questo momento ed è perfetto come accompagnamento musicale della realtà. Decide di obbedire all'insistenza delle figlie e prende appuntamento per una messa in piega. È o non è la festa delle donne? E le donne, se non seducono, che cosa campano a fare? Gina, tu sai benissimo che tu avresti sedotto chiunque con o senza messa in piega. Grazie per essere stata quella che sei stata e grazie per continuare a essere, attraverso le tue figlie, un esempio per tutti noi donne. Grazie. Antefatto. Stroke è un bel nome. Robusto, che suscita immagini di forza, infatti significa colpo, e il reparto specializzato in colpi si chiama appunto Stroke Unit, il regno dell'ictus,
Per me, che ne ignoravo l'esistenza tranne che in sede linguistica, ma tra il linguaggio e la cosa detta, quanto spazio per non intuire, non capire, non arrivare a sapere. Di malati mi sono occupata tante tante volte in casa e fuori. La cura appartiene alle donne, si sa, in famiglia prima e nel mondo poi. Così ho incontrato cortei di virus, festival di germi, enciclopedie di malanni. E se so quasi tutto del diabete mellitus, perché ne pativa mio padre, e dei capricci del cuore, perché ne soffriva mia madre, e del cancere ocumenicus, come lo chiamava Mario Micinesi, ho imparato 100 forme e 100 storie di dolore, ma nessuno nella mia cerchia aveva mai parlato con me dell'ictus. Ora so che persino qualche vecchio scrittore conosciuto tardi l'ha avuto prima, sai, di incontrarmi. E io sono arrivata solo adesso, così, innocente, a posare la testa sul ceppo destinato a me, senza preavviso di sorta. Qualche volta, quando avveniva che una folata di furia mi alterasse la voce, la faccia e la pressione, dicevo, beh, un giorno o l'altro mi verrà un coccolone. Ma erano parole. E già, la domestica ironia implicita nel nome negava l'assunto. Sempre di coccole del destino si trattava. Un po' ruvide magari, ma sempre coccole. E invece, altro che coccole, un colpo netto, una frustata secca, un proiettile nel buio. E la vita finisce. Quella che conoscevi, vivevi, avevi fino a quel momento, l'esistere è capovolto. Anche perché devo premettere un necessario antefatto. Un ictus arriva e ti segna per come eri e come sarai. Non sarai mai più quella di prima. E a me, oltre alla ferita alla testa, ha regalato l'età. E prima non avevo la mia anagrafica, non l'ho mai avuta. Avevo quella che mi sentivo. Almeno un quarto di secolo di meno. Come ha ragione Zanzotto quando parla per gli 80 anni di 80 ans. E io ho avuto 4 volte 20 anni e non pensavo mai alla somma degli addendi. Mordevo le cose come a 20 anni, brindando champagne e non a Coca-Cola, certo, per le fortune e i privilegi del vivere connessi, ma se c'era un convegno a New York, partivo felice, e se c'era da andare a Cuba, ci andavo e mi piaceva pazzamente la querida presenza del Che, che respiravo nell'aria. E andavo a Santo Domingo non tanto per la fiera dei libri, ma per odorare il germoglio dell'estate, nell'acqua e sulla sabbia. E correre al cinema, tra un impegno e l'altro, era la felicità del solo svago che mi riposasse soddisfacendomi. E salivo in aereo, e in barca, fumavo, correvo come un'eterna ragazza, documentata dagli altri come tale. Basta considerare le interviste e gli innumerevoli servizi fotografici, le schede biografiche con date di nascita sempre posticipate e le battute, tipo quella di quel gentiluomo squisito e robusto scrittore che è stato Luigi Santucci, che alla mia dichiarazione ribatté: se lei è nonna, io sono un nonnaiolo. E infine, anche l'esperienza dell'ictus, sia a San Donato, sia a Niguardo una settimana dopo, le mie accompagnatrici sono state costrette a rispondere che la data era giusta. Sì, ero un'ottuagenaria. Ma agli occhi esperti dei medici del pronto soccorso, la cosa non pareva possibile. È bastato il tocco in testa che ha fatto cedere le gambe e bloccato un braccio. Una serie di violenze, di letti, di esami. Disperata, sei immobile, in balia di tutti, ma vedi, capisci, ti atterrisci, ti vergogni. E poi tenti di risalire minuto per minuto il burrone in cui sei precipitata. Ora, semmai riprenderò a camminare con entrambe le gambe, camminerò non su 4 volte 20 anni, ma su 80.
uno scarto di fondo che taglia netto il passato dal presente, tragicamente nuovo, e dal futuro, solo mestamente immaginabile. Anche perché ormai ho misurato le mie forze e le mie cosiddette virtù. Una le assumerebbe in sé tutte, ma non l'avevo, inventarsele duro, la pazienza. Anche il mio margine di tolleranza è diminuito. Sono più fragile e perciò se l'allergia alla stupidità permane e alla cialtroneria lo stesso, certi rancori che avevo sopiti si ergono dal buio a togliermi ogni mollezza del presente. Diventerò nevrastenica per cattiveria o cattiva per nevrastenia. Il risultato non cambia. Voglio stare con chi mi piace e mi somiglia. Questo è il punto. Con chi condivide i pensieri e le sensazioni. Voglio stare con chi amo e chi mi ama. È tutto. Perciò è troppo. Misurarsi e misurare. È un altro segno o retaggio dell'ictus, se benefico o no, non so, ma sapere che per bene che vada al capolinea, manca poco, mi rende chiarissimo il proposito di non buttar via il tempo in inutili e già sconfitte imprese. Come quella di cambiare a mia immagine e somiglianza un oggetto maschile d'amore. Con la chiosa, sottintesa a parole, ma ossessiva e per non dire bruciante, che se c'è una ragione o un momento per cambiare nel senso che desidero io, è proprio questo. Se l'egoismo in un rapporto di coppia non si modifica neppure di fronte a un colpo del destino come quello che mi è toccato, ma quanto mai c'è da sperare che si modifichi? Che le cose mutino in meglio, in armonia, e non in dialettica di opposizione. Capita che cercando il motivo e le conseguenze delle cose, crediamo di ordinarle, e invece le cose si imbrogliano, e imbrogliano noi, come pare a loro. Capita di guardare alla provvidenza manzoniana, ma capisci anche le balzanerie dell'ingegnere che aveva la cognizione del dolore. Capita che si viva tutta una vita senza imbattersi in una malattia che invece a un certo punto prenderà per te la faccia del destino. Capita di essere felici senza saperlo, di dare generosamente senza pensare di essere generosi. E capita di scoprire che la gratitudine è un sentimento raro, poco sentito e poco praticato. Capita di essere delusi da qualcuno che non ti aveva illuso, ma solo incidentalmente sfiorato. Capita di veder rovesciata l'esistenza in un attimo. E capita che per essere ancora un po' simile a quello che eri prima, ci vogliono mesi e mesi di pazienza e di attesa. Capita. A me è capitato. Ma prima, avendo avuto vivendo una speciale benedizione, avevo vissuto non addizionando gli anni, ma moltiplicando i primi 24 volte. Così nessuno, e io per prima, sapeva che ero iscrivibile negli anziani. Non parliamo di vecchi, né tantomeno di ottuagenari. Ma Sarah, dicono i francesi. Chissà in inglese come suona. Ora che siamo nella lingua arretrati a colonia, dovrei saperlo come lo direbbe Bush. Ma non mi va, almeno questa libertà, di dirlo a modo mio, quello che mi è capitato. Dal colpetto imprevisto al viaggio in lettica, ai letti di vari ospedali, immobile, sprofondata nel caos dell'inconoscibile, atterrita, in balia di tutti e poi
da quel burrone, ostinata a salire ora dopo ora, giorno dopo giorno. Capita. E quanto è capitato? Capita che uno finisca di affidare la propria dignità umana non alla testa, ma al fondo schiena, portacoda, sedere o culo che dir si voglia. Lo scopri come il tuo tiranno, da cui dipendi e di vergogna a morte. Ma capita che tu abbia più paura di lui che dei medici. La legge del corpo non conosce emendamenti, è monolitica, di validità universale, non scade, non si rinnova. E se il rito dell'urina si esplica come suole, suggerisce alla mente un campione della saggezza popolare. Un proverbio recita: a ognun che piace la sua scolesetta. Negli anni 60 erano usciti i minuscoli librini di Vanni Scheinwiller dedicati ai proverbi regionali. Tra amici ce li scambiavamo un regalo e poi durante qualche cena avveniva che si leggessero intorno al tavolo. E ricordo che il veneto era stato il dialetto più apprezzato. Se sono in vena di cultura, traduco il proverbio con l'ultimo verso del canto ventunesimo dell'inferno. In occasione di una lettura d'Antis che ho tenuto nel maggio del 2001 a Ravenna, mi sono divertita ad aprire uno spiraglio nella serietà del luogo e dell'esegesi là accumulatasi nei secoli, montagna di riverente cultura per il poeta che scrive davvero come Dio. Ho raccontato un episodio di quando seguivo le lezioni della dantista d'eccezione alla quale devo il mio culto di Dante, Angela Roetto. Dunque tra noi scolari che spasimavamo di sentirla leggere quell'esilarante ultimo verso del canto ventunesimo dell'inferno, lei aveva sadicamente tanto infiorato di note, chiose, riferimenti le ultime terzine del canto che la campanella della fine suonò. E lei, con un sorriso beffardo, chiuse il suo testo, lasciandoci tutta bocca asciutta, sospeso nell'aria, quel mitico strumento sonoro. Io sono come il cane che accanto alla tromba del grammofono aspetta la voce del padrone. Capita di vedersi attorno facce mai viste. Qualcuna entra nel contesto con facile naturalezza, altre fanno paura. Sulla lettiga un volto incombe, informe, come ricavato da un ammasso di patate bollite. Se si incrina in un tentativo di sorriso, l'effetto è da film horror. Una Nicoletta legge le cartelle delle lettighe chiamate dai vari piani alla dunata nella sala dei topper. Nicoletta è gentile, perciò preziosa, oltre che graziosa, e rende ascoltabile la sentenza. Una lesione cerebrale profonda, ma piccola, nell'emisfero destro, ha causato l'emiparesi. Perché? Chiedo. E Nicoletta soave, forse per un picco pressorio dovuto all'anagrafe. Già. Gli anni sono tanti, mi compatisco e già penso alla camera numero 11 come luogo di ritorno dolce. Se riuscirò a salvarmi dagli energumeni che qui mi manovrano per schedarmi e dopo una radiografia l'ennesima e stavolta al braccio sinistro, aspetto parcheggiata in corridoio. Mentre due aspiranti veline in camice bianco cinguettano vicine a me di vacanze. Potessi ingannare l'attesa leggendo un giornale. La stanchezza mortale mi impedisce di trovare un senso nelle parole scritte. Ogni segno grafico mi sembra cinese o cirillico. Non poter leggere è un castigo insuperabile. Dormire, morire. È venerdì 17. Il paragone che qualcuno mi fa della lesione cerebrale causa della mia ischemia con l'acqua
che irrorando un campo non è arrivata a bagnarne un lembo piccino e periferico, mi lascia indifferente, braccia sottratte all'agricoltura, cervello sottratto alla scrittura. Mi fanno mettere a posto le lettere in un cartello, non imbrocco una giusta. La H mi sembra una lettera mefitica. Quando, subito dopo, per urinare, devo mostrarmi nella mia nudità uno sconosciuto, annuncio ad alta voce «Passera d'epoca!» Nessuno ride, ma io sì. E la notte va, incubo scuro. Tento di scrivere la cronaca del giorno. Sovrappongo le sillabe, non tengo le parole in riga. Risultato uno sgorbo, illeggibile. Sono io a essere scritta dalle cose e dagli altri. Io non scrivo più. Capita di sapere di colpo che i parametri del vivere sono rovesciati. Il pensiero dominante non domina più. Gli interessi hanno perso la carica propulsiva. Se si dovesse usare una sola parola per esprimere quel che rimane dopo il finimondo accaduto nelle vecchie cellule paralizzate, diremmo respiro. È rimasto solo il bisogno, la speranza, l'impegno del respiro. Il resto è silenzio. Anche per l'annetto di serie B, che sono io. Nel vuoto respiro, nel nulla sopravvivo. E le magnifiche sorti? E il cuor di titano? E i fatti non foste? Zero. Anzi, come si usa adesso, ground zero. Capita che ti persuada di essere rientrato nella norma comune perché hai letto un saggio di Morave su Picasso molto fresco di annotazioni e perciò di coinvolgimento oggettivo e di lì a pochi di intelligenza reattiva, di lì a pochi minuti, ti trovi del tutto sfatta come una palla che ha perso il tappo, sgonfiata, neutra, indifferente, andata. Che il male sia a suo modo una droga. Mi droga di sonno, mi droga di sofferenza, mi droga di false abitudini, mi droga di scoramento, mi droga di false volontà. Ma dove sia il vero e lo pseudo, il reale e la sua droga, this is the mystery. Che cos'è? Una padella, un oggetto, uno strumento, un incubo, un salvagente. Non c'è malattia grave senza padella, né in ospedale. Quando viaggiavo con valigie piene di risposte alle ipotesi di freddo, di caldo, di cerimonie pubbliche, di inviti privati, ero sempre di malumore nel momento di prepararle e detestavo. E spesso mi toglieva il pensiero sgradevole una delle due figlie. Ora so con certezza qual è la sola cosa che non posso dimenticare, la padella, e chi la sappia usare. E non posso scendere dal letto da sola. Ho bisogno di aiuto. Pare poco, invece è l'intera percezione del mondo che si rovescia. E non c'è santi. Avrò pur sempre Dante sul comodino, ma prima viene la padella. Se sapessi far di conto bene e moltiplicare il numero delle notti con gli euro necessari a compensare i santi, le sante che mi consentono di non avvilirmi di più, scoprirei certamente che il conto della mia onorevole pipì, come direbbe un valet de chambre cinese di Louis XIV, è superiore all'equivalente quantità di uno champagne dannata. E allora rispettatemi, produco nel mio piccolo della Veuve Clicquot
per i lavoratori dell'assistenza sanitaria. E con tanti disoccupati, anche il mio è un incentivo sociale. In ospedale tenevo gli occhi chiusi, anche mangiando. Ora li chiudo ancora, ma non così spesso, e mangio a occhi aperti. Che li chiudessi per non vedere lo scempio di me dopo l'evento è una banalità evidente, verosimile, senza far ricorso a metafore e analogie, ma certo, concretamente, sono stata per almeno 2 mesi perennemente a occhi chiusi e non mi piace pensarmi così. Mi pare una resa incondizionata, sono al buio e ci sto. Capita che senti piovere, vedi i vetri cosparsi di gocce e ti afferra l'emozione della pioggerellina tiepida e sottile come lamine d'aria e di sole di mezzo secolo e più fa, quando la radio cantava «Settembre lentamente se ne muore, la pioggia sembra un pianto di dolore». Era il pianto dolcissimo di un addio sulle colline, un incontro, un bacio, la villeggiatura è finita, torni a casa. Il cuore ti fa male mentre sotto la benedizione della pioggia pensi che non poserai mai più la testa su un cuore così che batte puro vicino al tuo. Aveva ragione la canzone, la pioggia settembrina era presagio di dolore. Di lì a poco la guerra avrebbe disperso per il mondo gli innamorati innocenti. La fiduciosa attesa sarebbe diventata lutto di morte annunciata e poi patita. Il cuore puro avrebbe cessato di battere su un campo minato greco e le ragazze avrebbero scontato ogni giorno per l'intera vita gli inganni romantici. Capita che visto tutto l'insieme dei mali fisici e metafisici e il cosiddetto morale ground zero, ti telefoni un personaggio alto come un girasole, voce da campanellino, mani e piedi da moscardino, ricci da gelsomino fiorito, piange, lacrime vere e ti spiega così le ragioni del suo pianto. Non voglio questo golf, è da maschio. Alle mie obiezioni, te l'ha appena regalato papà, riprende a voce esasperata. Lo deve capire, tu glielo devi far capire che i golfini io li voglio rosa. E giù lacrime. La stessa fa la gara del bene con la mamma che l'accompagna a scuola. Di più io, eccetera. E lei, la piccola, taglia corto così, io con 1000 braccia. E dice grazie in un momento di grande tenerezza ed espansività, gattino, cucciolo, gomitolino di seta, e lei radiosa, mamma, grazie per sempre. Tra i bambini presenta con gesto principesco e voce sicura il suo fidanzato. E il bambino Federico la sbaciucchia. Lei con gli occhi socchiusi spiega, è il mio fidanzato, come a giustificare la legittimità delle coccole. Capita che mi sommerga fino all'ultimo poro una pioggia di sonno. Non è voglia di dormire, è sonno allo stato puro. Non penso, non desidero, non percepisco altro. Se parlo quando mi interpellano, è chiaro che le mie risposte sono date in stato ipnotico. Ho sonno, sono nel sonno, voglio restarci. Che questa
straordinaria, felice, soddisfazione di un bisogno totale sia la morte, e che averlo capito sia un dono della malattia, laudato sii, mi Signore, per sorella morte, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Là in mezzo, nei dolori e nelle sorprese della nuova nascita, cancello tutto. Il tempo non c'è più, né il passato né il futuro. È soltanto attesa nel presente. Per qualunque cosa ha bisogni, vi basta suonare. Suono, in un ignoto di là, danno segno di aver ricevuto. Dopo può passare una mezz'ora come l'eternità. Ma se si tratta di un'emergenza vescicale, può capitare che io mi inondi di urina. Almeno non mi dirà il bestione che arriva tutto farfugliante di collera: attaccati qui, alza il sederino, solleva la schiena, tesoro. Il bambino che sono diventata ha fatto un guaio. Sono colpevole, ma amen. C'è di peggio, mi consola a modo suo il bestione. E dopo mi porta in carrozzella a controllare l'ora della mia terapia di domani per la riabilitazione. E mi trovo in una sfilata impensabile della mia camera di carrozzelle. Alcune pilotate da parenti, altre poche da infermieri, le più autogestite. Sono pazienti che sanno muovere le ruote con le mani e sfrecciano alteri. Qualcuno che è più arrogante di natura, perché nei più colgo soprattutto occhi dolorosi. Dov'è la curiosità in questi occhi maschili? Come li ha castigati la malattia, questi rappresentanti della razza padrona? Come sono stati fottuti? Il mio calepino medico da molti mesi è zeppo di nomi femminili. Gli infermieri e i terapeuti maschi sono più ombre che persone. Una ragione c'è: la cura è femminile, per consuetudine e per istinto. La maternità connaturale alle donne le fa garbate nei gesti e capaci di ascolto. Qualità rara negli uomini che, quando sono ottusi, lo sono in modo brutale. Uno ce n'era nel primo mio ospedale che io tenevo. Voce, movimenti, tutto in lui mi ripugnava. Se a muovermi toccava lui, io stavo subito male. Il braccio mosso da lui doleva, la schiena si ribellava, le costole gemevano sul punto di incrinarsi. Eppure, chi tra gli uomini è vocato alla cura è una benedizione per i suoi assistiti. Come quell'Enzo, che fu capace di calmarmi quando, ossessionata dalle necessità corporali, proclamavo la mia rivoluzione: o la comoda o morte. Fu gentile ma fermo, non potevo averla perché non c'era. L'unica esistente veniva usata per malati che la necessitavano più di me. E non bisognava vergognarsi del proprio corpo. Se Dio ce l'aveva dato, bisognava accettarlo così com'era. Io avrei imparato quel che mi pareva impossibile. Se volevo, la padella serviva anche per l'altro bisogno. Io avevo voglia di piangere, ma la dolcezza di Enzo, la sua delicatezza di tatto, il rispetto presenti in ogni suo gesto, mi indussero prima alla calma e poi all'obbedienza. Un giorno mi chiese se conoscessi le virtù cardinali e alla mia risposta affermativa replicò: tutte e quattro si spiegano con una parola sola, pazienza. E poi aggiunse: anche fede, speranza e carità, le teologali, puoi esercitarle così, con la pazienza. Era, uomo di fede, certamente, ma il suo modo di viverla, senza iattanza né durezza né moralismi retorici, me lo hanno fatto distinguere nel coro come in uno stormo l'uccello più bello. Accanto a Enzo, Franco, l'antagonista, uno bianco, l'altro rosso. L'incontro con Franco fu traumatico, di corporatura è più che robusto, la sua faccia è maschia. Per farmi scendere dal letto, mi afferrò dalla parte malata. Io sentii la mammella sinistra gemere. Non so cosa mi prese. Calata a terra, mi rivoltai come una furia e a muso duro gli chiesi: lei è di destra? Se lo è, non mi tocca mai più. Io, un fascista vicino a me, non lo voglio. Franco mi rispose: calmo, sono di Rifondazione Comunista. Cominciò così una specie di complicità tra di noi. Mi avvisava dei cambiamenti d'orario, si preoccupava che stessi a digiuno, se dovevo subire un prelievo. Infine catturò la comoda per me e
su quella mi condusse alla doccia. Una doccia da Marines, getto potente in uno stanzone dalle pareti livide con una lampada centrale giallastra. Non ci fosse stato Franco, avrei ululato di paura. Invece lui tanto si ingegnò a dosare, a diminuire il getto dell'acqua, a difendermi dal freddo, che quando per rientrare in camera ripassai in corridoio, ridevo a bocca larga, fra facce incuriosite, per non dire invidiose. Capita che dopo una giornata tutta occupata da cure fisiche, dall'igiene personale alla nutrizione nel suo intero ciclo, alla terapia dei vari mali cronici ed estemporanei, nessun incontro, nessun pungolo di lavoro, nessuno scambio di pensieri, senta chiedere con sollecitudine di affetto: come stai? Al telefono. O dal vivo con l'aggiunta: hai un bell'aspetto. L'istinto griderebbe: sto malissimo, o al massimo del controllo semplicemente: sto. E circa l'aspetto, lasciamo perdere o sghignazzare, la bellezza è immortale. Perché se non si offendono i miei interlocutori si immalinconiscono? Anche Giuliva? No. Non posso. Non ci riesco. A livello di bambino cui si bada in continuazione, vedi l'etimo di badante, posso essere ubbidiente e paziente. Giuliva? No. Capita che qualche estraneo mi accarezzi, una mano leggera e compassionevole sulle guance, io stupita e perplessa. Capita in me che qualcuno più domestico mi faccia ganascino, come la peruviana addetta alle pulizie di casa, e che aggiunge sorridendo affettuosa: lo faccio sempre a mia madre. Sarà. Ma non sa la povera che il mio silenzio schiuma di rabbia trattenuta. Capita di essere trafitti da un fulmine di voglia, voglia di fumare o voglia di immersione nell'alcol. Benedico ogni persona che accende la sigaretta vicino a me per il fumo passivo che mi regala. E anche la vista di chi fuma per strada, specie se donna, mi trova in solidale sintonia. Gli spot che promettono happy hours su rigagnoli di aperitivi o di amari o di vini sono i più gradevoli da subire. Giù. Questo dovrebbe essere il titolo di questo brogliaccio. In fondo, stroke è la viltà di nascondere il vero in una parola straniera e misteriosa. Invece giù vuol dire che senza preavviso né segnali, un giorno, dall'alto o dal basso, un fulmine parte, ti passa la testa e tu vai giù, come una marionetta. La testa si china, la bocca si torce, il braccio penzola inerte, la gamba incespica. Vai giù, i fili sono tagliati. Imparerai in giorni lenti come un crepuscolo inatteso che cosa voglia dire da quel giù riuscire ad alzare a poco la testa al ritmo invisibile e inudibile da orecchie e occhi normali e riprendere a guardare il mondo non da così in basso. Giù! Ordine crudele, come un'esplosione, uno scatto d'ira del destino, una sentenza senza appello. E vai giù con l'anima, che non sapeva cosa fosse l'umiliazione dell'impotenza. Vai giù con la mente colpevole di ignoranza. Vai giù nel tuo sentimento della vita frustrato. Come eri felice e non lo sapevi. Come dovevi ringraziare il sole ogni giorno e non l'hai fatto. Va giù, sprofonda. Poi se sei capace rinasci. Questo o pressappoco la subdola forza avvilente e risorgente della malattia, forse inventata per i superbi o gli ignari, superbi anch'essi perché non umilmente grati. Giù, ci sono. Dicono che ritornerò su. Non sono Lazzaro, ma potrei inventarmi di diventarlo. Capita di avere occhi lunghi per la bellezza maschile, così. Forse proprio perché fuori accesso, come il fumo e l'alcol.
Trasgressivo è uguale a desiderato. La malattia te ne acuisce la carica eversiva in funzione diretta dell'impotenza. Malati in carrozzella, malati con il respiratore, emiplegici con stampelle, dall'aria mesta, teste abbassate, bocca tirata, passano per le strade miti e mesti. Non è vero niente. Se i pensieri trasgressivi avessero un voltaggio nel corpo, passerebbero come enormi pile accese con un potente motore di desiderio sulla vita che dura nella vecchiaia. Vado all'auditorium. Oh, dolcezza del luogo, oh, gioia di suoni, e di colori, e di facce amiche. La signora Chahi viene a prendermi nell'intervallo, per accompagnarmi dal marito. Il maestro mi viene incontro, lo abbraccio, sono entrambi affettuosissimi. E il concerto, con quel pezzo del moderno part per la morte di Britten. Quelle campane, come schiocchi di piccoli baci angelici nel buio. Quell'onda lunga di saudade nell'allargarsi della melodia. Grazie, musica. Poi Chopin, con regali di brividi caldi. E poi l'inquietante numero 2 di Rachmaninoff. Scariche di energia e di dubbi e di domande. Siamo ancora lì, Iole e io, alle 20:30. E quando sono a casa, capisco che oggi ho avuto e ricevuto consapevole molto. Non sono solo una pompa aspirante e premente, quella triste delle prime ore del mattino, ma qualcosa di più. L'anima vive ancora. Spike Lee, la 25esima ora. L'America di Bush, come non la vediamo attraverso il filtro sporco di Berlusconi. Un grande amaro film. E l'altro giorno mi sono lasciata condurre per mano da Ozpetek, della finestra di fronte. Quando è bello, che incantesimo il cinema. E come apprezzo, ripensandoci, i film che ho visto accanto ai libri che ho letto. Anzi, a dirla intera, il vero riscatto di questo male è questo. Ho imparato a credere felicità quello che era goduto, senza consapevole gratitudine. Ora lo so che camminare nel sole, nuotare nell'acqua, respirare tra amici è vita. È la vita. E il resto è miseria, scarto, niente. Questi pensieri accompagnano il mio giorno, ma quando lo aprono, al risveglio, mentre il braccio è di legno, la gamba di cemento, il cuore opaco, è lo scoramento, la desolazione. Sono così, non sarò mai più com'ero. E questo è, e non cambia. Passare i giorni in una sorta di ipnosi. Dormo con gli occhi chiusi e con gli occhi aperti. Dormo tutta, unghie e capelli compresi. Negli squarci svegli la domanda è una: perché? E subito la risposta arriva nella forma meno logica, istintiva, come il verso di una cantilena, premesso che dico con esaustiva metafora di me, dormo più del letto. Il perché è altrettanto perentorio. Il letto si chiama rosa e chi non dorme riposa. E viene dalla stessa fonte familiare, qui si deve un altro modo di dire. Ah, la malattia della mamma, una chiosa. Quando sentivo parlare in dialetto della malattia della nonna, no? Pensavo a un sostantivo misterioso, la nonna di una serie, ma pare una serie di scuola di Beethoven, non alla cara, vecchia, tremula nonna. Ora non ho dubbi. Il detto vuol proprio dire la nonna dorme e la sua malattia è dolce come dolce è la rosa che dà il nome al letto. Capita, quando sto scrivendo un romanzo, di far convergere entro il suo ambito i più vari e in apparenza lontani pensieri. Anche le esperienze quotidiane
le percepisco da quell'angolo prospettico. Non capisco come ciò avvenga, ma soltanto so che magicamente per me tu se tiens. Ora, da quando la malattia mi ha colpito e di necessità dà l'impronta sua prepotente alla mia vita, non solo esteriore, ma mi capita di trovare alimento ai miei pensieri segreti in tutte le cose che leggo o che ascolto. Come per il romanzo Infieri, la mia malattia trova alimento nei testi e nelle occasioni più disperate e più disparate. Un esempio. Sono stata ammessa per celebrare il mio ritorno al paese d'origine nella chiesa dove cantava mia madre. Forse mi avvio ad entrare nella schiera bizzarra ma onesta dei non credenti praticanti. E mi piacerebbe il contrario, dei non credenti praticanti, colpevoli di pigrizia ma fortunati, in grazia di Dio. Ebbene, tutte le letture e la predica dopo il Vangelo hanno avuto il loro fulcro in questo sintagma, la camera del cuore, da San Paolo al parroco di Cherasco, da Coele ai canti rituali, la preghiera chiede una sola cosa, ascoltare Dio e parlargli dal silenzio dell'anima, nel segreto del cuore. Così le dicotomie si attenuano, le opposizioni sfumano, tutto ha senso e unità e dà pace. Capita di ragionare in silenzio con gli altri dell'immortalità, volumi di citazioni, di storia del mondo, delle religioni, di storia sua. A parte il significato della parola, oggi mi chiedo, c'è un'immortalità privata? Forse sì. Si è immortali per chi? Per i figli? Per qualche amico speciale? Per persone incontrate senza poi soluzioni di continuità nei pensieri? Consiglia la Tata Sicula, che fa parte anche della mia vicenda letteraria, dopo la pubblicazione del Ciclone, mi ha detto: anche se lei è più piccola di me, che sono più vecchia, per me lei è madre. Sono sua madre. E capita di arrivare alla saturazione di tutto, o di pensarlo. Dicono che Kant, poco prima di morire, abbia detto «Ça suffit». Sa, questo, amarezze psichiche, stanchezze fisiche, fatiche, sofferenze e persino gioie e conforti, sa, tutto questo è sa e di sa non averne proprio più voglia. E se capita, rien ne va più, giù il sipario, che come nelle brutte commedie cade, insieme alla recita. Capita di assistere a un saggio degli allievi del corso di pianoforte in una scuola privata. La scuola avrà 100 anni, è incuneata in un quartiere che racchiude conservatorio, università e una cattedrale che è uno scrigno della migliore arte lombarda. Quando in passato mi accadeva di passare davanti alla scuola dedicata a una poetessa dialogante con Michelangelo, sempre io sentivo una sorta di trasalimento, di nostalgia. Mi piaceva immaginarvi una nipote. Stabilivo ponti fantastici fra quei mattoni severi e le belle vetrate Liberty, fra il presente e il futuro, ed ero tentata di entrare. Bene, ora la frequento. Incredibile, perché in casa c'è la tradizione della scuola pubblica e così è sempre avvenuto. Ma in questo scorcio di un millennio una serie di concause ha rovesciato la situazione.
Prima la piccola, rimasta esclusa dalla scuola materna del suo quartiere, poi per la maggiore, che ha cambiato sede dopo un trimestre dominato dalla riconosciuta paranoia di un maestro. A me, che così le vedo più spesso, sembra un miracolo provvidenziale. Ma per pudore mi limito a informarmi sulla scuola e a presenziarvi ogni volta che posso. E così mi accorgo, in ogni occasione, che l'atmosfera è quella che dovrebbe essere sempre in una scuola. Armoniosa, composta, rasserenante. Avevo visto e desiderato giusto. E ascoltando i piccoli saggi degli allievi, con esitazioni, impreviste fermate, riprese aiutate, ma tutto in pace, con applausi finali solidali, io mi chiedo se e quanto questi minuscoli frammenti di Bach, di Haydn, di Bartok, di Mozart, di Handel e ancora altre bandierine di suoni colorati lasceranno solchi, tracce nella memoria dei bambini. Li guardo in un ambiente così diverso dalla cialtroneria imperante. C'è in atto alla TV l'ennesimo Grande Fratello con un partecipante che è autentico nipote di Papa, un Pacelli. E allineo la mia scuola felice accanto ad altre incontrate in vita e nei libri. E tutti i suoni si fondono in una sorta di colonna sonora sommessa e sfumata al film di queste vite, alla vita del bimbo con gli occhi a mandorla che suona Lanzetti e Francoeur, sul suo violoncello, a quella di Delfina che non sta ferma un attimo ma si molleggia sulle gambette a ritmo perfetto, alle due adolescenti appena dischiuse nella carne a un frutto di donne, a un futuro di donne, alle madri che sono qui e sanno quello che fanno, a me, e mi viene da ringraziare per il dono della musica e della bellezza. Non è possibile che non resti niente in queste anime giovani. Forse un giorno due si incontreranno, chissà, no? Chissà come, chissà dove, e si riconosceranno. Io suonavo il piano, no, io il clarinetto, e sì, e tutto diventerà semplice, necessariamente conseguenziale. E così capita che il senso del destino mi blocchi nella commozione lavoro. Nessuno sa, nessuno può presagire e prevedere, il vento solo lo sa forse Bach e quel violoncello dal colore caldo che ha una voce dolcissima, suscitata dalla mano di un bambino, dal nome angelico, Gabriele. Io me ne andrò, ma una parte di me resterà fra queste mura. Il tempo corre, ma non cancella niente se continui a sentire e ad ascoltare i colori e i suoni e a guardare gli occhi innocenti e i gesti dei bambini amati. Si va da soli, ma uno accanto agli altri, nel vento che corre sul destino di tutti. Non so perché mi torna in mente Bassani, l'amico dei Finzi Contini. La letteratura che vive nelle parole giuste sa comunicare questo senso del destino. A modo mio, do un altro squarcio di respiro al bel romanzo di Bassani. Dominique Sandà, che lo recitò, è qui con me, nella scuola di Benedetta e Delfina. Capita di voler parlare e invece si biascica. Serve a questo punto che uno ti chiami maestra
E un altro ti ricordi che sei cavaliere di Gran Croce della Repubblica? Capita, nella pausa vita imposta dalla malattia, che si ripensi il proprio vissuto nella temperie suggerita dalla stessa pausa. Capita così che nell'affresco certi tratti bui vengano schiariti, momenti di luce impallidiscano, qualche tessera del puzzle che non voleva saperne di andare a posto si trovi perfettamente incasellata nell'insieme. Forse è per questo che i testi religiosi parlano della sacralità del dolore. Il male come anticamera del pentimento e pedaggio per la trasferta. A me non pare così e non mi piace. Mi presuppone un Dio iroso e vendicativo, o almeno un Dio burocrate e ragioniere che mi costringe a stilare il modulo 740 della tassa per l'eternità. 17 giugno. I temi della maturità mi portano a ceste, a ondate, a cicloni, i problemi non solo della letteratura ma della vita mia in questo momento. A 18 anni come avrei commentato la casa sul mare di Montale con quell'incipit perentorio senza possibilità di fuga? Il viaggio finisce qui. E quell'ultimo non meno definitivo con il cuore che salpò già forse per l'eterno? Ero giovane e sì, brava. Lo struggimento spirituale che questa poesia provoca, urticando i pensieri e liberando le emozioni più segrete, mi avrebbe suggerito una critica intuitivamente intelligente. Ma quanto è diverso adesso il mio sentimento della vita da allora. Adesso davvero il viaggio finisce qui e posso solo benedire la poesia che quando è non ha tempo. È come nata, nasce nel momento della lettura di ognuno, sorgiva e immortale. Mi centellino Montale, ma mi blocco davanti al verso. Forse solo chi vuole si infinita, non mi piace, è un neologismo arrogante, neologismo per neologismo mi pare più bello quello inventato da Delfina ieri immersa nel mare di Varigotti per dire il freddo dell'acqua. Sono imbrividata. La stessa, guardando il mare sotto il sole, ha detto alla madre che il mare è sorridente. Il sangue non è acqua. Sua sorella, quando era più piccola di lei, un topolino di nemmeno 3 anni, alla madre che in casa si rifiutava di riportarla subito al bagno, dopo il pranzo, disse: «Senti che bussano?» «Chi bussa?» «È il mare che bussa». Poesia dell'innocenza, e non solo. Non è della poesia classica l'immagine del riso delle onde? È Lucrezio, mi pare, che scandisca ride de equora ponti. Tra le nereide oceanine di foscolo che brillano a pelo dell'acqua, ora la più bella mi appare la piccola elfa dal nome marino, con gli occhi stupiti dai giochi del sole che fa sorridere il mare. Infinitarsi, sì. Ma non chi vuole, piuttosto chi può. È più umile e più vicino al vero, mi pare. Un giorno alla marionetta che recitava la mia parte nel teatrino del mondo e parlava dell'infinito leopardiano e no, qualcuno inspiegabilmente tagliò un filo, quello che teneva il braccio e la gamba sinistri, mano e piedi compresi. La mano ricadde da quel tronchetto morto che era diventato il braccio. Il piede fece lo stesso. L'occhio sinistro si chiuse per non vedere lo scempio
La bocca si torse per il disgusto e un rivoletto sottile di bava bagnò la faccia mesta della marionetta che tutta si era accartocciata come una foglia. Dissero che si trattava di ictus. Parola oscura, come oscuro fu da quel momento il cielo sulla marionetta ferita. Bisognava resistere, le dicevano tutti. A che? Resistere alla sventura, alla bava, alla dipendenza da chiunque l'avesse da allora in potere. Medici, portantini, infermieri, familiari. Nei luoghi mai visti prima, addetti alla resistenza. Arriva Delfina, che ha imparato a cantare la scala musicale e fa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Quel sì, che diventa ti, mi fa l'effetto di una scossa elettrica, ma generosa e benefica nel buio. Questo è il mio terremoto. Sorrido cantando le scale insieme a lei. Tutto riacquista pace, a poco, persino senso. Durante i pasti, io come il bavarino bavarone, come lei, lei alzata dai cuscini, come me, a lei tagliano il pollo, a pezzetti, a me lo stesso. Delfina allunga il suo musino, accoglie le tagliatelle arrotolate e i bocconcini, i due dentini sporgono dalle labbra come lucciole su un fiore. Guardarla è il ritorno alla gioia pura, ancestrale dell'innocenza. E il cibo è un pretesto, non una noia. Capita di specchiare sconcerto e collera nei propri vicini, ma miracolo anche angelica virtù. Una donnina di Catania, colpita da ictus, ha 5 figli. 5 tra generi e nuore e un numero imprecisato di nipoti. Si alternano al suo letto, lei è paziente e docile, sopporta tutto senza ribattere verbo. Trova passabile anche l'intruglio che un frate le propina per l'intestino ed è amata e seguita. L'armonia regna intorno a lei. A che cosa giova l'intelligenza in questi frangenti? Dentro di me la chiamo Consiglia, la mia tata di tutta la vita. Le somiglia persino fisicamente, oltre che nella parlata. E le faccio gesti d'amore ogni volta che posso, per dire che sì, lei, mia Consiglia reincarnata, ha dalla sua la virtù più invincibile e santa, la pazienza. Quella che un infermiere per bene, con modi riguardosi nei confronti dei malati, mi ha detto essere comprensiva di tutte le virtù cardinali e teologali. Capita di pensare a quel che si svolge intorno a me come i capitoli di un romanzo imprevedibile fino a ieri. E così la prima fase di porte che si aprono, diverse, da San Donato ne guarda, la riguarda al San Giuseppe, me la scrivo in mente, nell'immobilità e nel silenzio, con un titolo, La guerra del pannolone. Pare che il motivo vero della mia presenza qui sia costringermi alla resa al pannolone. È una fissazione che mi fa digrignare i denti. Non sono ancora stata schedata all'accettazione di San Donato, che già subisco un catetere. Non eccepisco. E poi comincia l'assedio, via il catetere, senza dir pannolone. La mia protesta suscita dispetto e stupore. E così, via andando, in questa marcia in discesa verso il nulla, che è l'annullamento della dignità, in vari luoghi, con addetti diversi, diverse motivazioni e diversi comportamenti, dall'ordine all'esortazione, alla persuasione, al ringhio, vivo le battaglie della guerra del pannolone, passando dal catetere alla padella.
con un vertice strategico da me concupito ma illuso dal potere, una comoda. Tento di corrompere gli addetti. Ne affitterò una, la comprerò e infine la lascerò in dotazione, e infine ho vista, o belle agli occhi miei tende latine. La comoda appare. Forse ho vinto la guerra. Ma sbaglio a pensarlo, perché a ogni cambio di luogo o di villeggiatura medica, sempre la guerra si proporrà con gli stessi termini e le stesse strategie. Io però ho imparato a impuntarmi e a non dire di sì. Forse un giorno, come Richelieu, riceverò i miei critici letterari piazzata su una comoda. La noia. Un tempo mia madre me l'augurava. Ogni tanto bisogna fermarsi, mi diceva. Annoiarsi un po' riposa. Fa bene. Ora ne ho a bizzeffe, ce l'ho in programma, e se qualche cosa, anche piccola, non mi riempie il vuoto che passa tra la sveglia e il bagno, tra il bagno e il pranzo, tra la fisioterapia e la medicina da prendere, di noia mi cibo, mi spalmo, mi sazio. E non mi fa affatto bene, mamma. La noia mi soffoca fino a strangolarmi il respiro. Eppure ci sono ormai così avvezza che non scalpito più come avrei fatto prima. Se devo aspettare sola, senza niente che mi occupi la mano o i pensieri, senza un libro né una radio che suona, resto immobile, imbambolata, appunto. Come può farlo una bambola rotta. Quando dico a Don Ciotti la mia eresia quasi da snob, praticante, non credente, mi cita un passo di Giovanni, che va letto secondo lui invertendo i due termini, le due proposizioni nel periodo. Non chi ascolta la mia parola è nella verità, ma chi è nella verità ascolta la mia parola. Chi si impegna, chi si indigna, chi si appassiona, chi è vivo, vuol dire che è in cerca di Dio. A suo modo, come può. Nel fare e nell'essere lo ascolta. Chi si limita ad ascoltare la parola rituale e poi va per la sua strada, non è nella verità, né la trova. Anche Andreotti ascolta la parola di Dio, dice Ciotti sorridendo. E anche la rabbia è preghiera, anche lo sdegno lo è. Capita di leggere nell'ultimo giorno dell'anno un'intervista di Sofri al Corriere. No, non è lo scrivere, dice, l'attività primaria in carcere. Attività primaria sono proprio le funzioni primarie. Il problema qui dentro è il corpo. Tutto il resto viene dopo. Non scrivere, ma sopravvivere secondo le nuove regole della prigione. Per me è lo stesso. Le regole le impone la malattia, che è il mio carcere, dove sono prigioniera. Tre donne intorno al coro mi sono venute. Devo rileggere la canzone dantesca. Ma intanto io vivo tra Loredana, Valentina e Roberta. Belle, di una bellezza assolutamente diversa l'una dall'altra. Gazzella timida dalla pelle di magnolia Loredana, di una purità da Madonna quattrocentesca Roberta, sontuosa nei tratti e nel corpo, Valentina. Oggi Valentina aveva un filo leggero di rossetto. Ha una bocca da modella di scuola d'arte con il rilievo diviso in due, la linea curva che si distende verso i lati, fresca e perfettamente canonica. Che bella, solare, donna. Chissà i paraplegici maschi cosa provano di desiderio, di frustrazione a essere manipolati da lei. Glielo dico, lei ride. Ma capisco che non mancano proposte più o meno decenti che salgono verso la calda chioma medusea, color del sole e dei tramonti sul suo lago d'orto.
Avere uno di questi tre volti su di me è bello, quasi musicale. Mi fanno male quando mi torcono il braccio, Torquemada, dico a Loredana, ma da loro l'accetto. Le loro storie, dei loro amici, un universo, i cani e i gatti, miele, banana, cani curati come dei figli, e ciascuna mi lavora, il braccio soprattutto, secondo il suo carattere, che è anche uno stile. Con sommessa decisione Loredana, che torce quieto, polso e ossa dell'avambraccio, Valentina è come se lo dominasse dall'alto, mi sovrasta con la sua bella testa d'angelo di melozzo, musicale anche senza strumenti, e tira, solleva, palleggia, scuote finché lui si scioglie e obbedisce senza dolore. Roberta impasta le dita come mia nonna la sfoglia per le tagliatelle, poi ascolta, direi proprio che ascolta il messaggio del mio arto desolato e gli risponde improvvisando nuove posizioni. E mi svita anche il collo insegnandomi a respirare giusto, con profondità e ritmo regolare. Chi sapeva questi aspetti misteriosi del mio corpo? Ora che è stato ferito, perdo potere e acquisto conoscenza. Tre donne intorno al cor mi son venute. Leggo le rime e trovo barbose e spente le note. L'edizione è in Audi 1946 a cura di Gianfranco Contini, ma per Dio non devo fare esami. E perciò mi segno solo quello che mi è piaciuto. Come amor prima per la rotta gonna lo vide in parte che il tacere è bello, se è giudizio o forza di destino, vuol pur che il mondo versi i bianchi fiori impersi, cader co buoni è pur di lode degno. E ancora definisce così la canzone, canzone uccella con le bianche penne, e l'ultimo verso suona che il perdonare è bel vincer di guerra. Capita da giovani, capita da vecchi, capita al buio, capita al sole, capita che suoni positivo, capita che sia negativo, se capita negativo affrettati ad accettare, se è positivo e lo sai, vivilo in pienezza, perché c'è tempo per ogni cosa, se capita, e non tutto è tristo, squallido o insensato, la speranza capita, ed è nutrita dalla lievità della gioia. E anche volersi bene è giusto che capiti, perché se non capita non riuscirai ad amare gli altri e passerai come un'ombra nel nulla. Capita di avere la sensazione tra il vero e il sognato di un'attesa, qualcosa che ad avvenir, come si diceva in altri tempi eroici che fidavano su erbaffone. Che cosa devo, posso aspettare? Un'altra botta di sfiga, che se la fortuna è cieca lei ci vede invece benissimo? O per essere sorridente a tutti i costi, un'improvvisa guarigione? Svegliarsi, la mano si muove, la gamba è docile, il peggio è passato, torneranno a fiorire le rose. Tra questi due poli, imprevedibili entrambi razionalmente, ondeggia il mio umore, e la vita va, giorno dopo giorno. Capita che mi venga in mente l'incidenza seriale delle parole vigna e terra nella poesia di Pavese e di quando lo scopersi come chiave di lettura. Allora i manuali di Savoca delle presenze lessicali nei poeti non erano ancora nati. Mi chiedo quale sia la parola più presente nel mio lessico attuale. Senza dubbio è grazie. In tutti i toni, in ogni momento del giorno. A chi mi sta accanto, a chi mi ama e a chi mi cura. E a seconda del servizio che mi viene reso o del calore che mi viene dato, cambiano il tono e il volume del grazie. Quanti in un giorno? Tanti, troppi per chi come Elsa mi sgrida, non deve ringraziare, è un suo diritto e un mio piacere. Mi chiedo se a piattaforma di questo sfarfallio di grazie ci sia lo zoccolo della gratitudine di fondo, alla vita che, malgrado tutto, non mi ha lasciata. Paola del Bergamasco. Abita in un condominio di due piani affacciato su un orto giardino, allegro di dali e pomodori, fagiolini e begonie. È quello che si direbbe mediamente un bell'uomo, alto quanto basta, lineamenti irregolari, bei denti, capelli ridotti ormai a chierica, colorito rose. Tutte le mattine scende alla stazione di Bergamo in 5 minuti e prende il treno locale che lo porta a Lambrate. Di lì, con due linee di metro, arriva a Piazza San Babila.
5 minuti a piedi ed alla parruccheria, dove è impiegato con autonomia di clienti e di compensi, ultima tappa di un lavoro che ha cominciato 35 anni fa, quando principiò a farsi le ossa con forbice e spazzola da un barbiere di Bergamo. Paolo ha 2 figli e 3 nipoti. La moglie è la stessa scelta in gioventù. L'amore è anche abitudine, dice qualcuno. Qualche cliente gli porta ancora i nipoti a regolare la frangetta. Paolo le pettina da una vita e ne segue le vicende. Loro lo vanno a salutare prima di partire per la villeggiatura. Ha votato per Bossi, ma è informato. Legge oltre la Padania il Corriere e segue la terza rete Rai. Chiacchiera con le clienti più colte e i suoi giudizi politici sono sempre assennati. Quando c'è un ponte che prolunghi la vacanza canonica della domenica e del lunedì, Paolo parte in treno con la moglie per Sanremo, dove trascorre tutte le sue ferie, anche quelle estive. Ha trovato un residence per la stagione estiva che poi fissa saltuariamente nelle altre occasioni. Va a giocare, frequenta casino. Quando gli va bene fa pareggio tra la somma che programma e la spesa. Qualche volta gli riesce, qualche altra no, ma comunque non ha mai superato il tetto che si è prefisso per la perdita. Gioca la roulette, a scala 40, a poker, in sale alle slot machine. Sua moglie lo stesso, ma insiste col poker alla slot machine. D'estate mangiano pomodori e focaccia a mezzogiorno, a cena con gli amici in ristorante o pizzeria. Ha una sua rete collaudata, una cerchia di conoscenti affezionati come lui al casinò. La conversazione non langue. Nelle altre domeniche dell'anno Paolo va a pescare in uno dei torrenti dell'Alta Val Camonica che confluiscono nell'Oglio o nel Serio. Le trote non mancano e l'aria è buona. Ogni messa in piega che viene a farmi a casa dopo il pomeriggio passato in negozio, ritardando il treno, ce n'è uno tutte le ore, è una full immersion nella banalità rassicurante della vita. Banale. Ed è programmata con il gioco d'azzardo per svago. E a me questa noia serena fa l'effetto di una seduta psicanalitica. Tutto che scorre su binari ben oleati, niente drammi, niente svolte, cibi giusti, lavoro tranquillo, famiglia ordinata, tempo libero con divertimento assicurato, un pizzico di follia per insaporire il cocktail. Che cosa chiedere di più alla vita? Un amaro lucano, of course. Capita di essere confortati nella propria ignoranza. La matematica, per esempio, non mi quadra, né mi garba mai. Oggi come ieri, che 2 più 2 sia uguale a 4 è una verità molto labile. In questo tempo malato, 2 più 2 è uguale a 100 se sommo il mio bisogno d'amore. È uguale a 0 se sommo le risorse fisiche della mia energia. Quando crollo, folgorata di sonno come da un colpo di pistola, la mia fisicità è al limite più basso di resistenza. Quando assisto paraplegica a un concerto in pubblico, la lineetta del mio termometro sale, anche il mercurio si compiace. Lo stesso per gli aspetti altri del vivere, il sole, l'aria, il moto, il cibo. I numeri sono meno di nulla in quanto ad affidabilità reale. E allora, questo significa che là dove più crudele comanda il corpo, più ribelle e ostinata lo superi, l'anima, lo spirito, o come si vuole chiamare questa non resa fisiologica. Capita in questo limbo di ricordare il già vissuto, ma non capita di progettare. Quanti viaggi e quanti incontri, quanti luoghi e che paesaggi da ricordare. Ma come sarà
dal vivo quel Portogallo cui tendevo con un desiderio coltivato minuziosamente tante volte dopo che mio marito mi aveva parlato della sua Lisbona. A ogni musica di fado io ero là con lui, con l'immagine di lui in cuore. Un viaggio che era un pellegrinaggio. Ora so che solo sulle ali di un vento di desiderio ci arriverò, non con un aereo o un'automobile. Troppa fatica, troppi intralci, e dire mai più mi pesa, peggio, mi fa... piangere dentro, e non voglio. Ho ancora tanto, non avrò Lisbona. Capita che dentro di me avverta una sorta di risucchio e che lo veda un cratere nero che sa, che si sa apertura di un baratro profondo immerso in un paesaggio tranquillo. A volte invece del cratere vedo una bestia grande, pelosa, che con gli artigli ad unchi raspa contro una botola per forzarne la chiusura. Sto tenendo a bada, lo so, una depressione insostenibile e mi danno una pillola al giorno per lasciarla lontana, ma sono 15-16 mesi, per Dio che sono così, e quando non avrò più il rimorso di infelicitare oltre le mie figlie mi lascerò andare la... forte, la straordinaria, l'eroina potrà accasciarsi come viene e viene e sarà la fine, dicono, ma se avessi avuto un ictus al tempo di mia madre avrei passato questo tempo allettata. In confronto me la sono cavata, ho parlato con amici e con la cara gente che mi è vicina, ho goduto le nipoti, ho anche scrivacchiato. Si può fare punto d'accordo, ma ho voglia davvero di affermare che con la vita non ho chiuso. Capita che mi risvegli dopo la notte come un parco in brago e che ne lì a chi mi venga a salvare dall'abiezione come un fedele aspetta la salvezza da un santo. Sotto la schiena il calore animale è da sauna, potrei usarla come piastra per un barbecue improvvisato. I capelli sono la solita massa ma battuta da una pioggia che viene da dentro. Il pigiama è uno straccio bagnato e io lì tra le piume, come si diceva una volta per dire soddisfatta felicità, mi sento come il mio pigiama. Uno straccio già strizzato. È ovvio che a chi mi salva e mi rimette all'onore del mondo io sia grata fino all'osso. Non c'è limite alla mia riconoscenza e vorrei lo sapesse. Per scherzare, dicendo in ospedale le mie figlie, vi lascio le miniere del Congo oppure erediterai le mie piantagioni di Cuba. Come mi piacerebbe elargire a mani larghe tutti i possedimenti della terra. Non c'è niente che valga la dedizione di un malato, specie se la cura non è né inflessibile, didascalica né greve, leggera e ristoratrice. Capita che due accordi assassini interpretati da Gadesso che una languida cadenza d'inganno di Chet Baker mi facciano fibrillare il sangue nelle gambe, non in modo uguale. Ho una sola gamba ballerina che non è la destra sana, è la sinistra che ballerina di per sé senza musica di tango né di valzer lento.
Comincio la giornata, mi fanno alzare, lei la gamba ballerina si leva, tende a dirigersi dove le pare, sta essata per aria, rifiuta di posarsi a terra. La legge di gravità devo imporgliela io con un atto di volontà, premendo verso il basso, esorto il piede, spingo finché si posa a terra. La mia gamba ballerina si è liberata dalla legge di gravità quando gli dèi hanno voluto così. Da allora, da quando un tocco celeste mi ha sfiorato la fronte sul lobo destro, lei lavora in funzione di obbedienza agli dèi, non della normalità umana. Tutta la terapia che ho fatto e che continuo a fare è diretta a questo scopo: farle dimenticare i celesti, uniformarsi agli umani. Devi fare come la tua compagna di destra, ma lei no, non sente, non vuole, si alza, resta sospesa a mezz'aria come una ballerina in attesa della musica d'attacco per la sua danza in palcoscenico. È e la testa è la seconda. Nello spot televisivo molto bello vedo quel che passa nella realtà, occhi negli occhi del ballerino che offre il suo braccio a lei, erette nel suo abito rosso, le gambe che si sfiorano, si toccano, si intrecciano. Ah, è incontro d'amore. Questo è tempo, questo è danza, questo è vita. Avrà ragione lei, la mia gamba ballerina, a volere scegliere l'aria, la leggerezza, invece che la terra, l'impulso venuto di lontano, piuttosto che la tetra zoppia. È lei che mi fa perdere nei sogni assurdi di un tango sotto la luna, il sangue giovane, il cuore in tumulto, l'amore che batte il ritmo del vivere. No, non si può, non devo. Eppure lo dice anche Rabuni, quello delle canzonette mortali, Eros allo stato puro, anche di umori, di succhi, di saliva. Cerco qualche volta di immaginare la felicità mia e dei morti, e mi sembra che sia la vita. Ho pensato a Sbarbaro, che rasentava la vita in punta di piedi. Così se n'è andato Lello, l'amico che nella mia malattia mi è stato vicino come pochi, con i suoi piccoli teneri doni e sempre parlando d'altro, con lievità di toni a sdrammatizzare quel che mi era capitato. La sua poesia è come lui, dà voce ai mille ignoti della minuscola folla di Sant'Arcangelo, e c'è la donna che ride, e quella che piange, e quella che aspetta, e tutti i crocicchi insoliti ma possibili, e le strambate di quella navigazione insolente e imprevedibile che è la vita di tutti e di ciascuno. Ogni sera brinderò nel cuore a lui come faccio da mesi, da quando mi regalò quel liquore di whisky con un nome inglese che non ricordo mai, per trattenerlo ancora con me. Rileggo i suoi libretti chiari e senza copertine colorate, riservati nel presentarsi come il loro autore, e subito risento quell'inimitabile tono della voce che faceva di lui il migliore interprete della sua poesia. Dice Sbarbaro: quando voleva che nessun altro la udisse, Benedetta parlava col fiato e tutta la casa la udiva. Notizia per chi scrive. Io credo che la lunga eco della poesia di Baldini stia proprio in questo modo così singolare di esistere e di dirsi. Una modestia e un'antiretorica inversamente proporzionali all'efficacia. Per questo ho fatto portare sul mio tavolo anche le opere di Camillo accanto alle sue. Si somigliano, lo so, si sarebbero riconosciuti della stessa pasta umana, avrebbero riso insieme. E sono persuasa che Lello, nella sua esistenza semplice in apparenza, eppure percorsa dal dolore che ebbe a patire in sé e per chi aveva intorno e conobbe le lacrime e le attese impazienti, e gli addii senza conforto, abbia goduto davvero del bene del suo canto che arriva alto quanto più è sommesso. È ancora Sbarbaro che esclama: fosse vero che alla morte si giunge vivi,
E Lello ci arrivò trafitto da una sofferenza che non confessava per non dare dolore agli altri. L'ho visto l'ultima volta la sera del premio Montale a Francoloi, tutto avvolto nel suo cappotto, come raggomitolato a difesa del male che la attanagliava, e dopo mi ha lasciato la sua voce sulla segreteria telefonica. E se n'era già andato. Volevo farti gli auguri di buona Pasqua, auguri, speriamo di vederci presto. Lassù, Lello. Lassù. Mi sono chiesta quando ci siamo incontrati, certo a Milano, dopo il mio arrivo dalla Liguria, forse a Corrente, dove avevamo amici comuni, forse da Carlo Bo o in qualche occasione letteraria. Il suo profilo sottile, le labbra schiuse in un sorriso di benevolenza. Lo ricordo bene, staccarsi ai miei occhi dalla folla. Mangiavamo insieme, qualche volta golosi, entrambi in modo diverso. Io, a differenza di lui, col bicchiere di vino generoso sempre accanto, lui esperto di dolci, e le risate a tavola. Lello mi illustrava, come la nonna dello spot sulle pappardelle, i sughi ingegnosi che usava per insaporire la pasta che cucinava per sé e per Michele. E la festa della buona tavola ci trovava entrambi più che persuasi. Quando la nostra amicizia è fiorita più larga, credo, in quelle domeniche di una decina d'anni fa, quando avevamo creato per spontanea adesione una sorta di repubblica degli amici di Dante. Le riunioni si tenevano a casa mia, dove io preparavo un canto per volta sul quale poi avremmo riflettuto insieme. Leggemmo così tutto il Purgatorio, dal gennaio del 93 a tutto il 94. Avevo continuato in casa mia con lo strumento che conoscevo meglio, la parola. Quello che avevo fatto al mio arrivo a Milano con gli amici melomani, che passavano il pomeriggio della domenica ad ascoltare un'opera con il regista Massimo Binazzi, e c'era il critico musicale della Stampa, Roberto Blandi, e quello teatrale del Corriere, Roberto De Monticelli. Pomeriggi stupendi, che a me inurbata fecero amica a Milano. Dopo la musica, tarallucci e vino, ma se la padrona di casa era una delle dame perugine devote a Massimo, a sua volta cultore fino al fanatismo della Divina Maria, le sere erano oasi di festa. Dopo Dante, io mi limitavo a servire uno dei miei vini d'oca accompagnati da una torta oppure da dolci diversi, a seconda delle occasioni, e insomma anche Dante era umorato come si deve. Così pensavano Sandro Baini, Vivian Lamarck, Vittorio Cozzoli, che arrivava con Franco Loi e con la fissa del significato analogico. Lella Ravasi, Alberto Bellocchio, Silvia Compaolo. Silvia Vegetti rinunciò dopo un po' e altri arrivarono estemporanei, così come visiting professor in un campus da Mariella Loriga, Monsignor Ravasi e Tullio De Mauro. Lello occupava sempre lo stesso angolino del divano di fronte alla sedia su cui ero io, che per così dire dipanavo il canto. Anche gli altri dantisti lo ricordano sorridente nel suo angolo prediletto. Vorrei ricordare tutto di questa cara amicizia. E mi viene in mente qualche mostro importante, qualche recita teatrale e la indimenticabile interpretazione di Marescotti in Carta Canta. Ho i 3 monologhi pubblicati con il tema comune della solitudine, patite in modi e situazioni diverse, espresse in soliloqui che non sai se più drammatici o ironici, perché la vita, con il riso e con il pianto, vi si dispiega tutto. Ma Lello aveva anche dato a Silvio Riolfo per la sua rivista 3 melologhi e l'oratorio Dove sei, che è forse la pagina più metafisica che Baldini abbia scritto. È Dio il personaggio che domina nel dolore e nella speranza, il suo silenzio aleggia supremo, e solo così possiamo rispondergli. Una parola, una sillaba. Sì, solo sì, sempre sì, sì. Sì, sì. Il titolo che riunisce i 3 melologhi è C'era 3 volte, e qui Lello si concede alla fantasia pure al paradosso, e forse pensò, scrivendo, alle nipotine Adele e Anna, cui l'ultima raccolta di versi è dedicata, per quando saranno più grandi. Sarebbe stato bello radunare i nostri amati bambini e ascoltare con loro le parole fiabesche, lievi e colorate. Ma le cose sono andate così, come lui lamenta nel verso finale di Intercity. Et vento ma un treno sono per me. Il treno che se l'è portato via. Capita di sentirsi aridi, asciutti, incapaci di lacrime, una pietra pomice, sulla quale si alza inaspettata una musica, anzi, una canzone,
perché se la melodia è toccante, le parole fanno presa sul cuore. Tu sei una cosa grande per me. È il ritornello, la canzone napoletana, e io non so spiegarmi l'incontrollabile ondata di emozione che suscita in me. Non di nostalgia, non richiama nessun ricordo, è il presente a muovermi nel profondo, come solo può accadere per un innamoramento. Di chi? Di nessuno. Nessun volto si affaccia, noto o sconosciuto, ma quella preghiera, dirla una volta sola, pure se stai morendo, dirla che mi vuoi bene, con mia, con mia. Mi fa un effetto inimmaginabile. Non c'è età che freni né passioni che tengano, è solo adesso e qui che quel signor Nemo lì vorrei mi stringesse tra le braccia come un uomo stringe la sua donna. Un'altra canzone mi commuove, ma in modo tutto diverso. C'è gente che ha avuto mille cose, che va per le strade del mondo. Io ho avuto solo te. Non ti lascerò per nuove avventure. Questi ho preso poco i versi. Era un pomeriggio odorato di estate, in carne di tendoni di pesante raso color oro a inquadrare la grande porta finestra del colore delle nuvole al tramonto. Abitavamo in alto e dal balcone vedevamo le navi nel porto, in basso. Sulla strada che porta dal Rissolo correvano le macchine e io ero seduta sul letto, accanto al mio malato che stava centellinando la sua morte. La voce di Sergio Endrigo si levò alta da qualche radio vicina e sulla faccia smarrita passò come un brivido caldo. Le rughe intorno alla bocca si incresparono e dagli occhi scesero lente le lacrime. Non una parola tra noi, solo un abbraccio. Strinsi forte le povere spalle piegate dal mare, non dissi niente. Perché la voce mi avrebbe tradito. Volevo rassicurare, semplicemente ero lì e ci sarei stata sempre. Niente era ineluttabile, ce l'avremmo fatta. Ora, dopo tanti anni, so che quel momento fu davvero un'epifania. Per me e per lui. Un addio che portava con sé lo stesso messaggio che la canzone aveva fatto echeggiare intorno a noi. Fuori dal tempo di quel giorno, per entrambi e per me, in un mondo che non sarebbe mai più stato lo stesso. Capita che sullo schermo catodico appaia imprevista una faccia parlante, mentre con fatica io sto ruminando a compattare quel che mi resta poco di energia. Per non cedere allo scoramento di sapere asfittici i polmoni e di avere faticoso il respiro. Come un lampo la collera mi attraversa. No, no, basta, basta, via, finiamola con il bipartisan, con il visionismo, via l'ipocrisia, i ladri non possono fare i poliziotti, i piccatori non possono fare i medici, i baccarottieri, i maestri di economia, no, un fascista è un fascista e se è ignorante lo è di più. Ma il comando per cancellare la faccia impresentabile non mi basta. Tasto voluttuosamente la superficie rugosa della bomba, sognata quando ero in ospedale.
La mia mano sana la porta alla bocca, strappo con i denti la sicura e vai! Scoppia il televisore, vanno in frantumi la faccia parlante e politicamente corretto. Ma io respiro meglio. J'ai deux amours, mon pays et pays. Cantava la bella Josephine. E ancora lo struggimento della sua nostalgia di madre, di terra, di mare, di infanzia, di calore. Mi accelera i battiti del cuore. La musica in questo è la sola vera magia conosciuta che scatta anche con Josephine, non solo con Mahler o con Bach. È forse il ricordo ancestrale della culla materna, cui si tende a tornare, coscienti o no, o il richiamo dell'oltre, oltre la carne, oltre le vicende di qui, un riflesso del paradiso perduto, che le notte risvegliano nel più profondo del cuore. Sarebbe bello andarsene sommessamente, varcando la soglia, come nella sesta di Tchaikovsky che chiude in morendo la lunga, lunga sinfonia della vita.